Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Appalti pilotati a Napoli, emesse 9 misure cautelari. Sono indiziate a vario titolo di reati di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti e dei procedimenti di scelta del contraente in pubblici appalti, finanziamento illecito dei partiti. Nei loro confronti la Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito nella mattinata di oggi 9 misure cautelari. Eseguito anche un sequestro per 700.000 euro. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, ruota intorno ad alcuni episodi corruttivi che, secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, si sarebbero verificati per pilotare appalti sia presso la SMA Campania, società in-house della Regione Campania, che presso il Comune di Napoli. Inoltre, nel corso delle indagini sarebbe emersa un'ipotesi di illecita corresponsione di somme di denaro per la campagna elettorale di un consigliere regionale candidato alle elezioni politiche del 2018 per il rinnovo dei membri della Camera dei Deputati. Per 3 persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari per 2 persone, obbligo di presentazione alla procura per una persona, obbligo di dimora per altri indagati. Picchiati 2 infermieri al Vecchio Pellegrini di Napoli. È accaduto al pronto soccorso. 2 infermieri, un uomo ed una donna, sono stati aggrediti nell'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. L'aggressore, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è il figlio di un uomo di 64 anni, deceduto poco prima per arresto cardiocircolatorio e portato al pronto soccorso in ambulanza. Per uno dei 2 infermieri, 21 giorni di prognosi per trauma contusivo al cranio ed ematoma al collo, per l'altra 4 giorni di prognosi. L'aggressore è un giovane di 27 anni che è stato subito identificato e sarà naturalmente denunciato dai carabinieri. Nelle strade di Napoli, bambini mascherati in festa per il carnevale. È rimasto deluso chi sperava di imbattersi ieri mattina, domenica di carnevale, in un bambino travestito da Matteo Messina Denaro o da Rosa Chemical. Al posto del boss della mala, latitante per 30 anni, infatti, nelle strade di Napoli si sono visti, ad esempio, giovanissimi vigili urbani intenti a intimare l'alt a una vera volante della polizia municipale. A differenza degli altri anni, niente carnevale sciocco, dunque, per il 2023 nella città del Sopra le Righe. A contendersi la palma del travestimento più trasgressivo, Mercoledì Adams è un giovanissimo fan di Franco Ricciardi che si è esibito in playback trainato dal padre lungo via Toledo per la gioia dei fan. Sul lungomare invece la colonna sonora di Titanic nell'aria attirava l'attenzione su una Kate Winslet contenta di esserlo e un Leonardo DiCaprio un po' meno. Il carnevale di quest'anno poi si è tinto anche di legalità nel Parco Verde di Caivano, dove un bambino con aria fiera ha detto: «Sono travestito dal capitano dei Carabinieri Cavallo», poche parole ma ricche di significato, da cui traspare il desiderio di cambiamento. Don Maurizio Patriciello, parroco della Chiesa del Rione, ha espresso la sua soddisfazione. Il più bel successo della Compagnia dei Carabinieri di Caivano, Antonio Maria Cavallo, è il primo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Caivano. Anche i nostri bambini lo apprezzano e gli vogliono bene. Il piccolo ne è rimasto affascinato e vuole seguire le sue orme. Siamo in collegamento con il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese. Grazie per essere collegato con noi. Benvenuto, sindaco. Buongiorno, buongiorno e un saluto a tutti i telespettatori, un saluto a tutta Televomero e grazie per questa ospitalità. No, grazie a lei, Gaeta, un posto stupendo. Gaeta è cresciuta negli anni, è riuscita a spalmare il turismo durante tutto l'anno. Questo è un grande merito perché con il turismo si può e si deve vivere, basta saperlo organizzare. Voi ci siete riusciti? Beh, sì, è una grande responsabilità quello della politica di dare, come dire, abbrivio a tutte le iniziative possibili per cercare di mantenere vivo l'asset più importante di un territorio come il nostro, che è appunto il turismo. Ci siamo riusciti grazie a una straordinaria intuizione del mio predecessore, di Cosmo Mitrani, che ha voluto tenacemente raggiungere questo obiettivo che lui chiamava, e tutti quanti oggi
oggi chiamiamo di stagionalizzazione, cioè riuscire a fare turismo soprattutto in un momento in cui la città non può sviluppare le sue potenzialità più grandi, che sono il mare, il sole, la stagione estiva, e si è invece concentrato a sviluppare dei format, delle manifestazioni, degli eventi durante il periodo invernale, dal 1° di novembre fino ad aprile. Ci è riuscito con il format più importante, che ormai è riconosciuto in tutto il nostro territorio, forse in tutta l'Italia, che è appunto Favole di Luce, e stiamo rilanciando adesso con un nuovo format che si associa, che si abbina a Favole di Luce, che appunto si chiama Favole di Gusto. Sì, noi, lei ha citato il sindaco precedente, Cosimino Mitrano, cui noi facciamo gli auguri e complimenti per il nuovo incarico. È stato eletto consigliere regionale alle ultime elezioni con un successo personale davvero importante, a testimonianza del fatto che molto spesso in politica oggi contano più le persone che il partito di appartenenza. Ricordiamo, lui è un esponente di Forza Italia, ma ha preso come preferenza una quantità di voti che testimoniano proprio il fatto che ha lavorato bene. Quindi lo salutiamo, gli facciamo i complimenti. Voi partirete a marzo con Favole di Gusto, per mettere anche in risalto quella che è la tradizione enogastronomica di un luogo così bello. Esattamente, abbiamo fatto leva su questo nuovo format, sulla nostra tradizione, sulla nostra storia, che è anche quella culinaria, quella enogastronomica. Pertanto abbiamo avviato questo studio del territorio, della nostra storicità, arrivando alla realizzazione di un disciplinare tecnico di pietanze, di tradizioni, di storicità, che i nostri commercianti, i nostri artigiani, i nostri ristoratori si impegneranno a somministrare, elaborare e somministrare a tutti i turisti, a tutte le persone che vivranno questo meraviglioso villaggio, un vero e proprio villaggio incastrato tra le vie del borgo storico di Via dell'Indipendenza e delle piazze adiacenti a Via dell'Indipendenza, quindi Piazza Mazzoccolo, Piazza Marallarco, Via Buonomo, dove appunto si realizzerà questo villaggio fatto di stand, villaggio fatto di commercianti che esporranno al di fuori delle proprie attività commerciali, ognuno con una propria tipicità, ognuno con un proprio tassello e con la propria artigianalità, per far degustare a tutto il nostro turismo che arriverà a Gaeta queste favole di gusto, ma direi anche favole di tradizione, favole di storia. Certo, voi siete stati talmente credibili con i vostri concittadini che, nonostante magari qualche disservizio che hanno dovuto naturalmente pagare per delle iniziative, vi hanno seguito. Insomma, questo è importante, riuscite ad avere sempre un dialogo aperto con la città per farla crescere. È necessario parlare con le persone, è necessario spiegare loro l'importanza di queste iniziative, e io devo dire la verità che, nonostante quello che è chiaramente un impatto da un punto di vista organizzativo, logistico, di congestione sul territorio comunale, sul territorio circostante, e la cittadinanza ha ben compreso, e questo ce lo dimostrano anche i consensi che otteniamo, che abbiamo ottenuto non solo sulla mia rielezione, ma anche sull'elezione di Cosimino Mitrano. Io penso che oggi come oggi l'elettorato, i cittadini, sia un'entità molto più matura della classe dirigente che lo governa, che ha molta più consapevolezza e molta più maturità di poter capire le scelte strategiche che vengono effettuate dalla propria classe dirigente, dove vanno a finire e a che cosa servono. Certo, questo non significa che la politica deve disinteressarsi di questo o mettere in secondo piano le richieste, l'ascolto, le critiche che vengono avanzate. Bisogna cogliere tutti gli input della cittadinanza, ma saper in maniera sapiente, in maniera matura, discernere le reali esigenze di un territorio ed intervenire, quindi dare una risposta concreta rispetto a quelle che sono chiaramente, e ci sono purtroppo, delle sterili polemiche che vengono magari tirate su da opposizioni che servono anche magari a fare quello.
Certo, a fare crescere. Lei subito dopo la sua elezione ha detto: lavorerò per fare Gaeta ancora più grande. Mi dica qual è nell'immediato il progetto cui tiene di più. Insomma, è difficile far meglio del sindaco Cosimino perché ha reso veramente, ha rivoluzionato in qualche modo Gaeta, ma sicuramente lei saprà fare bene altrettanto. Qual è il suo prossimo progetto? Ma innanzitutto è un sviluppo delle nostre potenzialità da un punto di vista turistico, incastrate con la nostra seconda ricchezza, e cioè la nostra cultura, la valorizzazione del nostro territorio, il patrimonio più importante che noi possediamo. Uno sviluppo sostenibile incastrato sulla cultura. Per questo motivo abbiamo già avviato una ristrutturazione della nostra organizzazione comunale, del nostro ente comunale, creando un dipartimento ad hoc, il Dipartimento Sviluppo Economico, che si concentrerà sulla lavorazione, sull'istruttoria e su affrontare lo sviluppo di tutte le istanze che provengono dalla nostra città, dal nostro territorio, fondamentalmente da un punto di vista di sviluppo turistico, di servizi, di iniziative, di investimenti importanti per poter sollevare, aumentare, accrescere quello che è la qualità dei nostri servizi, quello che è l'importanza dei servizi legati al turismo. Primo fra tutti la ricettività, secondo quella della mobilità, il terzo appunto quello dell'offerta turistica e quindi dell'offerta di servizi concreti che si debbono garantire a un turismo di qualità nazionale e internazionale che si reca sulla nostra città. Ad esempio, per il prossimo mese avremo un appuntamento importantissimo a Miami, al C3 della Fiera Internazionale del Traffico Crocieristico, in partenariato con la nostra autorità di sistema portuale. Questo è uno dei tanti tasselli che abbiamo messo sul tavolo per sviluppare questo sostentamento, questa grande energia che noi vogliamo concentrare lo sviluppo economico del territorio. Dopodiché c'è la qualità della vita della nostra città, è un tema a me molto caro, di cui ce ne siamo intestati nel nostro programma elettorale, e cioè garantire quella qualità di vita che è importante che un territorio riesca a donare ai propri cittadini, perché è chiaro che è la qualità della vita che fa di un territorio un luogo ideale dove poter vivere e crescere la propria famiglia e i propri figli. Non prescindendo da una sostenibilità ambientale, abbiamo parlato prima, io ho detto prima, che la storicità, la cultura, l'ambiente è la potenzialità del nostro territorio, la più grande potenzialità del nostro territorio. Per questo noi dobbiamo garantire una città sempre più pulita, una qualità delle acque, ad esempio, sempre maggiore, una qualità dell'ambiente sempre in estrema chiarezza davanti a noi come strategia fondamentale, perché se non preserviamo tutto ciò, non potremmo garantire ai nostri turisti e ai nostri cittadini una qualità di turismo e una qualità di vita importante. E a Gaeta anche grandi festeggiamenti per il carnevale, insomma non mi fate mancare niente. Sindaco, noi la salutiamo, la ringraziamo e la invitiamo ufficialmente all'ente di ingrandimento, la nostra trasmissione di approfondimento giornalistico per parlare di Gaeta, per parlare di buona politica e delle prospettive future di questa bella città, magari insieme al neo consigliere regionale del Lazio, Cosimino Mitrano, che è stato appunto sindaco per 10 anni a Gaeta. Grazie e arrivederci. Grazie a voi, buona giornata e un saluto a tutti i telespettatori. Arrivederci. Tutelare l'ambiente è un obiettivo da centrare anche con una mobilità sostenibile. La tutela dell'ambiente è un'urgenza in Campania e in particolare a Napoli. Gli sforamenti dei limiti previsti per l'inquinamento da PM10 sono stati numerosi l'anno scorso. Dal 2035 il Parlamento europeo ha imposto uno stop alla vendita di auto, benzina e diesel. Nella nostra regione c'è il parco auto più vetusto d'Italia. Tra le aziende automotive Volkswagen, che trova il suo principale punto di riferimento in Campania nel gruppo Auto 1, è sicuramente quella che si è mossa in anticipo e con attenzione sul tema e oggi segna un'altra tappa importante con i D-Buzz Cargo, produzione con cui la casa automobilistica tedesca coniuga in maniera perfetta mobilità e sostenibilità. L'imprenditore del settore automobilistico Ciro Veneruso. Tutte le Six Nation Company sono impegnate a una transizione ecologica, no? Quindi una decarbonizzazione e lo sviluppo di tutto quello che è una gamma elettrica al fine di arrivare all'obiettivo che ci ha dato la Comunità Europea di arrivare a un'emissione zero
con vetture totalmente elettriche solamente a gamba di tutti i costruttori. Aziende automotive e saloni sono dunque impegnati in un'azione sinergica per raggiungere gli obiettivi posti dalla Comunità Europea, ma un anello debole del meccanismo di riconversione c'è ed è legato alle infrastrutture. E l'anello debole è un po' della catena in questo momento, le infrastrutture, soprattutto se ragioniamo di un gap tra nord e sud. Oggi in Campania, su Napoli, contiamo appena 130 colonnine, quindi stazioni di ricarica. Questo è un dato ancora molto basso se lo paragoniamo anche a quello che è un'attività privata che applichiamo spesso noi sulle nostre attività, di circa 20 colonnine. I di Buzz Cargo, l'evoluzione contemporanea dei bulli, l'icona di libertà, viaggi e scoperte, è stato presentato agli imprenditori campani nel Salone Auto 1 di Agnano, con un evento durante il quale è stato simulato il passaggio dagli anni 70 ai giorni nostri. Il passato che lascia il posto al futuro. 250 ospiti hanno dimostrato che la volontà di cambiamento c'è, come confermato da Angelo Benà, responsabile vendita area manager della casa automobilistica tedesca. Da icona Volkswagen a icona della mobilità elettrica, un veicolo quindi totalmente nuovo che raggruppa sicuramente i concetti di innovazione, tecnologia, versatilità e, ripeto, strategico verso la sensibilità verso l'ambiente. Siamo in collegamento come ogni lunedì con l'economista Gianni Lepre. Grazie, ben trovato anche questa settimana. Salve a tutti, grazie per l'invito. Allora, per coloro che non avessero presentato la dichiarazione dei redditi, è possibile farlo ancora? Sì, è possibile farlo ancora. C'è il cosiddetto ravvedimento operoso, attraverso il quale praticamente si può ottenere una sanzione ridotta e si è ancora nei termini per presentare la dichiarazione dei redditi. Ovviamente parliamo della dichiarazione dei redditi 2022 relativa ai redditi 2021. Il termine ultimo è il 28 febbraio 2023. Dopo tale data non sarà più possibile mettersi in regola con il fisco? No, assolutamente, ci saranno le sanzioni canoniche che sono abbastanza pesanti ed onerose, poi dipende da quello che poi in effetti c'era da dichiarare e c'era da pagare. Tra le altre cose, diciamo, quando poi trattasi di somme importanti, addirittura la sanzione può essere di carattere penale. E quindi, insomma, i nostri contribuenti devono, insomma, far in tempo entro il 28 febbraio presentare la dichiarazione dei redditi. C'è ancora una qualche settimana giorno, una settimana per mettersi in regola. Ravvedere. Esatto, per ravvedersi. Purtroppo l'inflazione continua a crescere, ma si alzano nel contempo i tassi di interesse. È la soluzione? Beh, io continuo a dire che dal mio punto di vista non è la soluzione, perché praticamente l'inflazione è stata dovuta soprattutto al fatto che è aumentata, diciamo, quella che erano il costo delle bollette, che era il costo delle bollette, per cui praticamente era, come devo dire, a senso unico, però aumentare i tassi di interesse per cui bloccare, diciamo, l'accesso al credito di imprese e famiglie, secondo me è il danno ancora maggiore rispetto all'inflazione. Si tenga presente che la Banca Europea sta continuando ad aumentare i tassi di interesse. A marzo ci sarà un ulteriore aumento dello 0,50. Viceversa, l'inflazione sta frenando, quindi non vorrei che praticamente quella che per la Banca Centrale Europea può essere, diciamo, la soluzione a frenare l'inflazione non diventi purtroppo il blocco dell'economia, in modo particolare della nostra economia, perché l'accesso al credito sta a significare praticamente blocco dell'economia e quindi cessazione di imprese e quindi nuova disoccupazione e aumento degli oneri sociali.
Come può un contribuente avere conoscenza di tutta la sua posizione contributiva, se deve pagare, se ci sono dei debiti, anche perché al momento è possibile rottamare, e quindi bisogna sapere però qual è la propria situazione? Beh, questo è un fatto, dobbiamo dire, positivo, perché ad ogni contribuente, ed oggi ancora di più, l'Agenzia delle Entrate ha fatto in modo che ognuno di noi possa venire a conoscenza della propria posizione fiscale, quindi anche della propria debitoria, facendo l'accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, e praticamente attraverso lo SPID o la carta elettronica. E quindi ognuno di noi ha la possibilità di vedere la propria posizione, quindi fare magari il saldo e stralcio, la rottamazione ter che dovrà farsi entro il 30 aprile, quindi ci sono dei termini di scadenza, c'è ancora tempo, quindi il contribuente può approfondire bene la propria posizione fiscale. Presidente Lepre, si delineano anche i tempi per la riforma fiscale, una riforma strutturale che cambierà, diciamo, la vita dei contribuenti? È una riforma importante, si parla ovviamente di riduzione delle aliquote, si parla di riduzione delle tasse in generale, di semplificazione. È ovvio ed evidente che tutti quanti noi, il nostro paese, la nostra nazione, ha bisogno di questo, anche perché io ritengo che attraverso, ecco, la rottamazione quater, il saldo e stralcio automatico delle cartelle, tutto questo faccia ridurre, diciamo, anche la mole di lavoro che ha l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, e fare in modo che praticamente loro, dopo questa revisione totale dei debiti, possano ancor meglio concentrarsi contro l'evasione fiscale, un'evasione fiscale che è arrivata a 110 miliardi all'anno, e in modo particolare contro la grande evasione fiscale. Tra le altre cose, io ritengo che l'Agenzia delle Entrate, prima di attaccare un contribuente e, come dire, perderci del tempo vicino magari ad un contribuente che non ha niente da perdere, faccia preventivamente in effetti una ricerca. Io faccio un esempio pratico. Nei giorni scorsi si è presentato al nostro studio professionale un ufficiale giudiziario, teneva con sé una cinquantina di cartelle da notificare, diciamo, a nostri ex clienti, tra le altre cose. È riuscito a notificarne soltanto tre, perché gli altri o erano morti o erano cessati o erano falliti, per cui, ecco, tutto un lavoro a vuoto che va naturalmente a danno anche del fisco stesso. Certo. Presidente, noi la salutiamo, la ringraziamo, ci diamo appuntamento a lunedì e, diciamo, informiamo i nostri telespettatori che parleremo del super bonus 110. Cosa cambia, cosa accadrà. Grazie e arrivederci. Lunedì parleremo solo di questo. Esatto, approfonditamente, perché i nostri telespettatori vogliono chiarezza. Insomma, l'argomento è molto difficile, ma sicuramente riusciremo a fare chiarezza. Arrivederci. Grazie. 3.000 spettatori per nessuno è diverso. Lo spettacolo in scena al Pala Partenope di Gianni Fiorellino. Più di 3.000 spettatori per nessuno è diverso, titolo del nuovo progetto musicale di Gianni Fiorellino, presentato al Pala Partenope di Napoli. Una grande festa popolare, con tanto di luminarie, paranze e banda musicale, che grazie all'ausilio di tecnologie all'avanguardia ha trasportato in scena l'atmosfera tipica di tante piazze di Napoli e della Campania. Tra gli applausi del pubblico, Gianni Fiorellino ha proposto una lunga serie di brani, hit scelte dal vastissimo repertorio costruito in 25 anni di carriera per comporre una
sequenza musicale dedicata all'amore, agli affetti più cari, ma anche a chi soffre e a chi non c'è più. Le esperienze che racconto attraverso questo spettacolo durano 25 anni. 25 anni è lo spazio che ho dedicato alla mia vita nella musica. Ho incontrato tante cose, tante persone, sono cambiato io tante volte e per questo motivo mi racconterò anche attraverso un docufilm prossimamente, docufilm scritto, raccontato, perché è tutta verità, sulla mia vita, ma sulla vita dell'uomo. E la musica è servizio. Nessuno è diverso, è dedicato a chi soffre, a chi gode in una speranza e a chi spera che le cose possano cambiare e a chi sa veramente che su questa terra nessuno è diverso. Tanti duetti con gli ospiti, da Monica Sarnelli e Paola Pezzone ai rapper Livio Cori e Scoopy Benz. Ancora troppe le barriere architettoniche per i portatori di handicap. Obiettivo: rendere fruibile per loro anche l'arte e i musei. Percorsi alternativi a gradini e altri impedimenti per sedie a rotelle, mappe tattili e multisensoriali per includere persone affette da ogni tipo di disabilità. Si intitola Open Art Museum, il progetto vincitore di finanziamento del Ministero della Cultura per abbattere le barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei musei e nei siti culturali privati. Ad ospitare la presentazione il complesso monumentale di Sant'Anna dei Lombardi a Napoli, struttura che ha risposto con Open Art all'avviso ministeriale, classificandosi terza nella graduatoria per l'accesso ai finanziamenti. Altri dettagli li hanno forniti durante la conferenza nella sala Vasari del complesso di Sant'Anna dei Lombardi Don Salvatore Fratellanza, presidente del Comitato di gestione delle Arci Confraternite Commissariate, e Ambra Giglio, vicepresidente della cooperativa sociale Parteneapolis. Questo complesso da alcuni anni si sta aprendo al turismo, alle visite anche dei napoletani, perché è uno scrigno con pietre preziose, contiene tante di quelle pietre preziose che noi vogliamo mettere a disposizione di tutti senza alcuna barriera. Perciò questo progetto che oggi viene realizzato e verrà realizzato proprio per i non vedenti, per i non udenti, per tutti quelli che hanno qualche problema di fisicità. Un progetto che ci porterà all'apertura di questo luogo e all'accessibilità soprattutto, perché il nostro obiettivo è che la bellezza possa essere realmente un diritto di tutti, quindi accessibile a tutti. Ci sono importanti, sì, l'Arci Confraternita dei Pellegrini, ma anche le Catacombe di San Gennaro, il Museo del Tesoro di San Gennaro. Infatti oggi proveremo anche a lanciare un invito a tutti gli istituti che sono impegnati in questa trasformazione, in questo adeguamento dei loro musei, a mettersi in rete. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, un piacevole pomeriggio, continuate a seguire i nostri programmi, ci ritroviamo come di consueto nelle prossime edizioni di Televomero Notizie. Arrivederci. Ma tu eri popolare a scuola? Io? No. Pure perché non ero bravo negli sport e quindi nessuno mi voleva in squadra e mi emarginava. Io ero sempre sola perché ero molto timida. Così gli altri mi prendevano in giro. E più mi prendevano in giro e più mi isolavo. Però poi... Le offese degli altri non sono verità. L'unica verità è che tu vali.